Allora, è un piacere parlare del lavoro che ho svolto con una collega qui in Bocconi, Liana Ferrara, sugli effetti dell'incertezza sui mercati delle attività finanziarie e i mercati azionari, con particolari collegamenti a problematiche di sviluppo. Questo è un tema che io e Deliana abbiamo iniziato ad esplorare con una motivazione legata a delle problematiche relative allo sfruttamento delle risorse naturali, ma che recentemente è finita nelle news, nelle notizie con frequenza. L'idea del nostro lavoro è di andare ad esplorare come mai i mercati delle attività finanziarie reagiscono frequentemente a delle situazioni di conflitto e di tensione politica in maniera inattese, ossia in apparenza i mercati reagiscono con dei rialzi di prezzo, con delle condizioni generalmente favorevoli, che sembra far pensare che il mercato azionario alla fine possa godere di benefici da situazioni di conflitto. In realtà la spiegazione, sia empiricamente che dal punto di vista logico, che abbiamo sviluppato nel nostro lavoro, è legata alla tematica dell'incertezza, nel senso che è ben noto che i prezzi delle attività finanziarie scontano in maniera negativa gli effetti della volatilità e dell'incertezza che può essere indotta anche da situazioni di conflitto politico. E questa incertezza generalmente aumenta nelle settimane o nei mesi che precedono l'esplosione di un conflitto ed è poi abbastanza normale vedere i prezzi delle attività addirittura salire con condizioni di apparente favore, e quando il conflitto esplode e le posizioni di forza relative delle parti coinvolte vengono chiarite. In particolare noi abbiamo svolto lavori che vanno a coprire diversi mercati delle attività e nonostante ci sia una certa eterogeneità nei risultati che abbiamo trovato, molto spesso si evidenzia una tendenza molto chiara e molto forte ad un rialzo in corrispondenza dei giorni iniziali del conflitto, che come dicevo può sembrare interessante ma al contempo stupefacente. E questo tipo di risultati è stato recentemente esteso da una letteratura diversa, che è di tipo esclusivamente finanziario, quindi non con legami con situazioni di conflitto, a dimostrare che tutte le tipologie di incertezza politica in generale danneggiano la dinamica dei prezzi dei titoli, in particolar modo dei mercati azionari, talché qualunque tipo di risoluzione, anche se in apparenza non è in favore degli attori che sono coinvolti nel mercato, provoca comunque dei rialzi piuttosto forti ed abbastanza visibili, confermando il nostro lavoro.